quello che sta per succedere qua davanti ha dell'inspiegabile. Abbiamo qualcosa di incredibile che ci aspetta. Ben 3 boss ultimate. E campioncini, sapete questo cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni di questo Pokémon che abbiamo qua davanti c'è la possibilità di poter ottenere una Master Ball. E sicuramente con la squadra terra che abbiamo non possiamo sfidarli. Quindi campioncini, benvenuti e bentornati in questo nuovo video della Pixelcraft, la vostra serie di Pokémon preferita su Minecraft. E qua, voi commentate con l'hashtag sono un campione mentre sto curando i miei Pokémon per essere salutati come queste tre campioncini qua davanti. E ora andiamo nella sfida più importante in questo momento, anche perché in realtà questa non è per niente una sfida semplice, sappiatelo. Sono 3 boss ultimate difficilissimi da sfidare. Per questo motivo io per esempio ora ho avvelenato Swampert, perché se avete notato in un colpo solo ha eliminato il mio Eternatus. Quindi c'è la grandissima possibilità che Swampert possa eliminare tutti i miei Pokémon tranne il mio Kyogre, che ha 99 nemmeno al 100, che ha resistito benissimo e ha eliminato Swampert. Kyogre sta per raggiungere il livello 100 e purtroppo questo piccolo Garchomp boss ultimate, che tanto piccolo non era, non ci ha dato la Master Ball. Quindi il primo boss lo possiamo eliminare completamente dalla vista. Ho ricurato la vita del mio Eternatus, perché è una mossa che tecnicamente è super efficace contro questo Steelix e potrebbe resistere molto bene ai suoi colpi. Infatti comunque ha resistito sicuramente più della battaglia col Garchomp. Una caramella rara e un nuovo orb. Questo è interessantissimo. Potrebbe servirci per i Pokémon leggendari di Galar. E ricordiamoci che noi abbiamo questo orb per catturare l'ultimo dei 3 uccelli leggendari, Zapdos, ed è già pieno. Ora, questo Nikit mi sta innervosendo perché mi sta inseguendo da un'ora. E là in fondo abbiamo l'ultimo boss, che spero che a questo punto ci possa droppare lui. Una bella Master Ball. Sarebbe la nostra seconda, che non sarebbe per niente male. Ora, però, lo sfido con il mio Kyogre. Garchomp è un Pokémon fortissimo, ragazzi. Gli abbiamo tolto un po' di vita, ma non abbastanza, e ci ha eliminato Kyogre. Me lo aspettavo. Ora potrei mettere in campo Eternatus e curarlo con una bella Max Potion. Spero di attaccare però per primo, e infatti lo abbiamo eliminato. Altra caramella rara e nessuna Master Ball. Ormai trovare le Master Ball sta diventando una cosa difficilissima. Però facciamo una cosa, andiamo subito nel nostro smistamento. Vi voglio droppare questo altro orb, il settimo che abbiamo da parte, e questo qua, da tenere un po' in questo modo bello che comodo. Mettiamo via i vari blocchi inutili e ricordiamoci che abbiamo un altro oggetto, lo scudo rustico, che ci servirà per poi poter catturare un Pokémon leggendario, che è Zamazenta. Ma per questo motivo ci fermiamo e lo faremo in un secondo momento. Oggi andremo in esplorazione finalmente. Dopo tantissimi episodi dove ci siamo fermati un po' nell'esplorazione, siamo sempre andati diretti verso un obiettivo. Oggi girovaghiamo un pochino. Vorrei mettere via queste caramelle rare e tenere con me la mia squadra ufficiale, quella che ho già in questo momento. L'unica cosa è che ho tantissime Ultra Ball, vorrei lasciarne giù un po' perché non ci interessa averne così tante da parte. Almeno quando ne avremo realmente bisogno ce l'ho già qua belle che pronte. 27 Ultra Ball sono 3 mosse nuove all'interno di un Move Riner, quindi le lasciamo da parte. Ma il nostro obiettivo dell'esplorazione è quello di andare sull'isola di Mewtwo. Perché, ragazzi, questa scelta? Perché se vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo fatto una sfida importantissima, dove abbiamo sfidato le evoluzioni starter nella loro versione Shadow all'interno della Pixelcraft. E se non erro, erano qua in zona. Noi non le avevamo catturate, le avevamo solo sfidate e avevamo lasciato che i Pokémon spawnassero in giro. Quindi tecnicamente sull'isola dovremmo trovarle ancora. Solo che devo svolazzare col Mewtwo perché Assira non è in fondo. Ora me lo ricordo, non mi ricordavo verso quale zona dovessi andare. Qua abbiamo un altro piccolo templettino che possiamo utilizzare per planare. Cosa c'è in fondo? Aspetta, è un dungeon dei Pokémon Galaxy? Lo è, la ragazza è quello! Sto malissimo, non ci credo! Ed è boss ultimate! E infatti qua davanti abbiamo Eevee, un Pokémon Galaxy bellissimo! E vi ricordo che c'è anche Umbreon, che oltre a essere il mio Pokémon preferito, ci sarà anche la sua versione Galaxy come evoluzione. Ma non solo, oltre a questo Flygon che ha spawnato qua davanti, guardate questo Tyranitar nella sua
versione Galaxy. Che spettacolo che è. Quindi in realtà oggi possiamo fare questa sfida. Abbiamo fatto bene a tenere quindi la nostra squadra ufficiale. L'unico problema sarà che Kyogre è a terra e che non abbiamo Max Revive, ragazzi. Oh mio Dio, guardatelo in tutto il suo splendore. Umbreon Galaxy, che però purtroppo ora dovrò andare ad eliminare, eh. Non mi interessa, ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di vincere questa sfida, perché magari, oh, ci danno dei Pokémon Galaxy. Però Umbreon ha eliminato il mio Eternatus. Ora, vado di Shadow Ball e provo a eliminarlo. Umbreon è morto. Ottimo. Cos'è questo? Nidoking. Oh mio Dio, ma ci sono un sacco di Pokémon Galaxy. Provo a eliminarlo, ma purtroppo non siamo stati abbastanza critici. Ne abbiamo tolto metà vita però, ragazzi. E abbiamo già 3 Pokémon eliminati. Metto in campo il mio Necrozma fuso con il Solgaleo e con Prismatic Laser spero di eliminarlo. Ottimo. Però anche Necrozma è stato distrutto. Io sono rimasto con solo 2 Pokémon, ragazzi. Questo è un problema. Mega evolvo istantaneamente mio Rayquaza. Ma attenzione, non ci ho fatto caso, ma questo Espeon è in un'altra forma speciale. Non è Galaxy questo. Ma lo scopriremo piano piano nel tempo. Ora, con Dragon Ascent l'abbiamo quasi eliminato. Lui non ci ha colpito. E con Extreme Speed lo vado ad eliminare. Upa! Questo è il primo leggendario Galaxy. Ok, sono effettivamente senza parole. Ragazzi, Rayquaza resisti. Ok, con Dragon Ascent spero di colpirlo per prima, ma non ce l'ho fatta. Ora vediamo se con Tyranitar invece qualcosa la possiamo fare. Paralizziamo Upa se ce la facciamo. Ottimo. E in questo modo poi vado a curare Tyranitar, che è la nostra unica fonte di battaglia. E spero che l'effetto della paralisi colpisca Upa e non gli faccia far danno al mio piccolo Tyranitar, che però ha fatto danno a Upa e ora si ritrova contro un ennesimo Tyranitar, che ora si prende una bella paralisi. Ottimo. In questo modo andiamo a ricurare Tyranitar. Abbiamo solo 3 Max Potion. Con Crunch un po' di danno l'abbiamo fatto, ma ricordiamoci che i nostri Pokémon avversari comunque sono tutti a livello 140, quindi Pokémon potentissimi. Mamma mia, ragazzi, veramente tanto potenti. Mamma, Tyranitar è rimasto con 5 di vita, ragazzi, stiamo rischiando tantissimo ed è stato anche ghiacciato. Ho solo unicamente una cura per lui. Ottimo che dopo che ho ricurato per l'ennesima volta la sua vita, ragazzi, non mi sta più attaccando. Quindi credo che abbia finito anche le mosse di tipo ghiaccio per avvelenare il mio Tyranitar. E lo stiamo per distruggere? Abbiamo distrutto, abbiamo vinto la battaglia? Ok, calma. Scopriamo cosa succede. Tantissime caramelle rare. Ottimo per noi. Però a quanto vedo questo Eevee non si muove. Cioè, Tyranitar sì, Eevee no. È completamente bloccato ora. Va bene, ok. Pokémon speciali qua attorno non ne vedo. Fermi, fermi, fermi. Eevee, Eevee Galaxy. Prendo istantaneamente tutte le mie Ultra Ball e lo voglio catturare subito. Ti prego, Eevee, entra. Sì. Abbiamo catturato il primo Pokémon Galaxy. Speravo che fosse un po' Tyranitar, perché questo è letteralmente il più bello di tutti quanti. Però abbiamo Eevee, che diventa Umbreon, il mio Pokémon Galaxy preferito anche. Anche se in realtà io ho appena scoperto che esiste Tyranitar e secondo me lui è il più bello. Però non solo, perché abbiamo scoperto anche che c'è un leggendario che è Upa nella sua versione Galaxy, che sarebbe fighissimo da catturare. Calma tutti, io voglio subito cercare Eevee qua dentro, ragazzi, e guardarlo per bene, raga. Ma bellissimo. Eevee Galaxy, wow. Che bello. Mamma mia, sei bellissimo, Eevee. Campioncini. Con questa super cattura spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi siamo andati in esplorazione e abbiamo trovato un Pokémon bellissimo che, se volete, potremo evolvere in uno dei prossimi episodi nel mio Pokémon preferito, nella sua versione Galaxy. Noi però ci fermiamo qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Scegliete il video qua davanti. Ciao!